Un pensiero da questo libro, la mia debolezza per la sua forza. È opinione di molti che i rapporti personali negativi derivino da incomprensioni, egoismo, definizioni relazionali che cambiano con il tempo, da legami del passato, da difficoltà finanziarie, da cose che piacciono o non piacciono, da incapacità a dare o a ricevere amore e tanto di più. Spesso le battaglie sembrano essere senza fine e in grado di sopraffarci. Sembra che sia richiesto uno sforzo troppo grande per cercare di rimettere a posto un rapporto negativo. Per questo motivo vogliamo qualcosa di concreto con cui poter cominciare oggi, qualcosa che una persona debole possa portare a termine raccogliendo risultati immediati. Però vorrei guardare non le battaglie né i rapporti, ma piuttosto l'unica ragione per cui i rapporti possono essere buoni, rapporti che funzionano grazie alla comprensione di una cosa semplice. Adamo ed Eva vennero meno con Dio prima di venire meno l'uno con l'altro. Tutti noi veniamo meno con Dio prima di venire meno con gli altri. Venire meno con Dio ha un effetto domino. Tutte le battaglie trovano la loro sorgente in questo unico punto. L'uomo non ha le risorse per sedare le battaglie. È incompleto, mancante, bisognoso di un nuovo motore, di una vita nuova, una vita che non sia semplicemente vicina a Dio, ma in Dio stesso. Per questo, quando si è nel mezzo di una battaglia relazionale, la prima cosa che deve essere fatta è rimettersi a posto con Dio. Spesso qualcuno mi dice che ne ha avuto abbastanza, che la vita e gli altri alla fine lo hanno buttato a terra. Io chiedo sempre di trascorrere del tempo da solo con Gesù per riguadagnare le forze necessarie per continuare. Fino ad oggi, nessuno che abbia trascorso tempo con Dio ha mancato nell'andare avanti. Una volta che siamo venuti meno con Dio, la voce del nemico ci sembra avere un senso. Quando ritorniamo a Gesù, la vita non ci abbatte, discerniamo la voce del nemico e la vita ci sorregge. Veniamo meno con gli altri quando siamo venuti meno con il Signore. Buona giornata.